Cibo. Noi tutti ne abbiamo bisogno. Il cibo è essenziale alla vita. Non solo cibo in quantità sufficiente per non avere fame, ma anche cibo nella giusta combinazione per ottenere i nutrienti necessari. Senza potremmo ammalarci o morire. Siamo in tanti. Non siamo mai stati così tanti. Nell'ultimo secolo il numero di persone è raddoppiato, triplicato. La popolazione sta crescendo a ritmi drammatici, ma le nostre risorse sono rimaste le stesse. L'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura fu creata nel 1945, dopo due guerre mondiali, la Grande Depressione e decine di conflitti, carestie e disastri. Tutto questo ci aiutò a capire che ognuno doveva fare la sua parte. Sir John Boyd Orr, il primo direttore generale della FAO, dichiarò: "Our aim is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy." In quei giorni un terzo di noi pativa la fame e la malnutrizione. Sebbene da allora la popolazione sia triplicata, il numero di affamati è diminuito, arrivando a una persona su 9. La FAO è un foro neutrale, dove la maggior parte dei paesi sono oggi rappresentati. Assieme possiamo cambiare il sistema e sconfiggere la fame senza compromettere i nostri ecosistemi e la biodiversità. In questi 70 anni molte cose sono cambiate, ma assieme, uomini e donne, possiamo combinare le scoperte della scienza moderna con le antiche pratiche agricole, della pesca e forestali e condividere queste conoscenze ed esperienze con tutti. Questa conoscenza ci ha permesso di eliminare completamente la peste bovina, la piaga che decimava gli allevamenti, e di controllare il diffondersi di altre malattie virali del bestiame. Imparare a gestire le infestazioni parassitarie senza abusare dei pesticidi. Regolare la pesca grazie al codice di condotta per la pesca responsabile. Ridurre gli effetti degli sciami di locuste che si spostano di paese in paese. Sviluppare standard internazionali per la salubrità del cibo grazie al Codex Alimentarius. Istituire il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche e supervisionare la raccolta e la conservazione dei semi nel mondo. Che derivino da moderni metodi scientifici o da pratiche antiche, le esperienze e le competenze raccolte dalla FAO sono a disposizione di chiunque voglia imparare a metterle in pratica. La FAO inoltre lavora con governi e società civile per risolvere problemi economici o legati alla produzione, alla distribuzione, alla conservazione, che i paesi spesso affrontano sia in periodi positivi che in periodi più difficili, e li aiuta a migliorare la capacità di resilienza per limitare l'impatto dei disastri. La FAO promuove l'utilizzo di metodi e tecniche che aiutino a evitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse agricole, ittiche e forestali, per assicurare che il nostro pianeta possa continuare a sostenere la vita oggi e nel futuro. Il nostro mandato sigue tan necessario come quando iniziamo. En 1945, dar comida a todos, transformar la comida en un derecho de todos. Anche se continuiamo ad aumentare, possiamo essere la prima generazione fame zero e aiutare i paesi ad assicurare cibo buono e nutriente per tutti.